chiamo Don Giusto della Valle, sono prete, parroco della parrocchia di Rebbio dal mese di gennaio 2011, insieme ad altre persone, parecchie altre persone, da alcuni mesi, da fine maggio, si sta dandosi da fare per l'accoglienza di alcuni profughi provenienti dalla Libia. Oggi parliamo di un argomento particolare, uno di quegli argomenti che, come dire, parlano alla pancia della gente, suscitando reazioni spesso molto estreme. Parliamo di profughi, parliamo di immigrazione, parliamo soprattutto di accoglienza, un problema reale in città e non solo, dove negli ultimi mesi sono arrivati molti stranieri reduci dai fronti di guerra del Nord Africa. Siamo a Rebbio, nella casa parrocchiale di Rebbio, dove da alcuni mesi una trentina di stranieri ha trovato un'accoglienza provvisoria. Ci sono delle realtà in città molto peggiori di questa, come per esempio la ex rasa di via Scalabrini, dove un vecchio stabilimento abbandonato, dove diverse decine di stranieri ha trovato un alloggio provvisorio, dove nei giorni scorsi uno di loro si è per esempio tolto la vita. Cercheremo di focalizzare l'attenzione sul problema di questi profughi, sulle possibilità che vengono loro offerte e sulle prospettive che gli si vorrebbe in qualche modo garantire. Lavorare le giardiniere in Libia. Per quanti anni? Libiani, quanti anni? Tre. Tre anni in Libia, come giardiniere. La tua famiglia dov'è? La mia famiglia dove? Gambia. In Gambia. In Gambia. Quanti figli hai in Gambia? Tre bambini. Prestiamo mani, è una frase che si usa abbastanza in questi ultimi mesi. Un po' di umanità vuol dire le cose essenziali alla vita, il salutarsi, il conoscersi, non cadere nei luoghi comuni, aiutano i profughi, non aiutano i nostri anziani, i nostri malati, quando sappiamo benissimo quanto l'Italia spende in missioni di guerra in Afghanistan, in Libia o in Iraq, ecco, quanti soldi si spendono inutilmente che potrebbero essere destinati a tutt'altro utilizzo sociale per l'Italia e per chi in Italia ci arriva. Mobili, palinia me lavoro io capito, duro di io lavoro, io povero. Lavoro, sì, che se ne sta. Ni lavoro perché tu non sei di in casa sempre, sempre. Non lavoro, non bene. Lavoro. Sono Luciana Spalla, sono l'ispettrice del Comitato Femminile della Croce Rossa di Como. Facciamo l'accoglienza e in più seguiamo i nostri ragazzi. Una grande mano ce la dà il parroco di Rebbio, Don Giusto della Valle. Infatti ci coordiniamo, ci aiutiamo a vicenda. Tra insegnanti, volontari vari, 60, 70, anche 80 persone solo nella nostra circoscrizione. ACLI, Caritas, Croce Rossa, vari volontari di Como e dintorni per non subire la situazione, ma per affrontarla in modo un po' creativo. I profughi si arrangiano, si fanno da mangiare, pensano al loro vestiario, si lavano i vestiti, pensano alle pulizie di casa. Ecco, si è voluto da subito non fare degli assistiti. Ad ora noi non abbiamo ricevuto nessuna visita ufficiale dall'amministrazione comunale di Como. Ecco, mai nessuno è venuto a dire a questi profughi ben arrivati a Como. Sappiamo venite da situazioni difficili, venite dalla Libia dove c'è guerra, ben arrivati. Sono stato anni in Africa, però quando persone nuove arrivano in un villaggio, il capo villaggio si premura di salutare. Questa fase molto umana, ecco, senza andare
oltre chiedere interventi immediati, eccetera, questa attenzione è mancata e sta mancando tuttora, come se si dicesse: vabbè, arrangiatevi voi, questo problema a noi non interessa. Grazie a Dio, grazie a mia mamma, a mio padre Don Giusco, grazie a tutti Italia, perché io arrivo a Italia. A casa mangio bene.